Ciao a tutti ragazzi, da 100% Ciociaro e benvenuti in questo nuovo video post Cremonese Frosinone terminata 1-1. Frosinone che va in vantaggio al 72esimo con Dionisi e che quindi è una grandissima occasione per portarsi a casa questa partita, ma prima del 90esimo la Cremonese pareggia con Palumbi che era appena entrato e addirittura nell'ultimo minuto di recupero l'ex Balzania segna il gol vittoria che però viene annullato per posizione di fuorigioco di un altro giocatore della Cremonese. Un Frosinone che nella prima mezz'ora di gioco non esce praticamente quasi mai dalla metà campo, tranne qualche eccezione, e poi dopo i primi 30 minuti comincia a far vedere qualcosa. Ma dobbiamo dire che comunque la Cremonese nella prima mezz'ora, soprattutto con Sottimo, ha espresso comunque il pallino del gioco e ha avuto anche qualche occasione. Tra i più attivi proprio Sottimo e anche Valzania, che però non ha fino a, diciamo, poi al gol che poteva valere la vittoria, non ha comunque espresso tutto il suo potenziale. Frosinone, che comincia a svegliarsi, ripeto, dopo la mezz'ora, lo fa con Dionisi e Ciano, senza trovare però il gol. Nella ripresa, cambia la partita, Frosinone prova a spingere di più. Trova il gol con Federico Dionisi su una ripartenza e da lì poi sembra che tutto possa andare comunque in discesa, ma così non è. Poi nella Cremonese entrano anche l'ex Daniel Ciofani e la Cremonese spinge per trovare il pareggio, lo trova con il subentrante Palombi su un'azione dove Zampano se lo lascia sfuggire completamente, però mi di destra possibile. E poi c'è il forcing finale, la Cremonese trova questo gol su Balzania, su un'azione da calcio d'angolo, lui riesce a colpirla dalla distanza, però sul tiro c'è Deli che, se non sbaglio, blocca la visuale a Bardi e si trova anche in fuorigioco. Adesso non ricordo se c'era anche Bianchetti. Comunque, fatto sta che il gol viene annullato. Non mi è piaciuto assolutamente il gesto di Valzania che va, corre, esulta in faccia alla panchina del Frosinone. Poteva evitarlo, non, poteva tranquillamente esultare per carità, però, visto che comunque ha giocato solo mezza stagione da noi. Però da lì a esultare in faccia alla tua ex panchina, ai tuoi ex compagni, può dar fastidio. E poi viene annullato il gol, quindi capisco la transa agonistica, però poteva sicuramente fare un gesto meno eclatante. Chissà, forse non se ne sarebbero neanche accorti da fuori gioco poi. Frosinone che ha sprecato questa occasione, poteva andare a quota 12, adesso si trova a 10 punti in classifica, deve ancora rincorrere, potevamo comunque stare in una posizione un po' più tranquilla, in vista comunque di due partite che sono col Trapani e Cittadella, che Trapani, anche se ultimo, ci metterà in difficoltà, ne sono sicuro. Cittadella che comunque sa fare il suo calcio. Poi mi preoccupa, ecco, questa partita è abbastanza vicina, c'è cioè turno infrasettimanale mercoledì sera, quindi vedremo adesso che formazione verrà schierata. Con la Cremonese riproposto un 3-5-2, Bardi in porta, Capuano, Aiauto, Brighenti in difesa, Beghetto, Roden, Gori rientrato dopo l'espulsione, As, Zampano, Dionisi e Ciano. Probabilmente, sicuramente ci sarà qualche cambio,
Vabbè, forse giocheranno Vlahovic, probabilmente vista la non ottima prestazione di Gori, si vedrà probabilmente, credo, Maiello al centro del centrocampo. Non so se ci sarà un cambio sulle fasce, in particolar modo dal lato di Zampano che ha concesso quel gol a Palombi. Anche se comunque Zampano in questo momento è un punto fermo della formazione, le alternative potrebbero essere Salvi, Tribuzzi, vedremo, stiamo a vedere insomma. E questo Frosinone che comunque deve cambiare passo perché ha concesso praticamente quasi tutto il primo tempo alla Cremonese. Che sinceramente, da cui sinceramente mi aspettavo forse qualcosa in più come per il Frosinone in questo avvio di campionato, sta deludendo le aspettative per comunque per la squadra che ha costruito. Tra gli ex in partita c'era Sottimo che praticamente ha giocato per provare a segnare e poi come a Frosinone è passato dal momento di puro genio a quelli di comunque egoismo dove trattiene troppo la palla e non aiuta in quel modo la squadra. Ciofani, praticamente l'ultimo quarto d'ora possiamo dire, ha provato a fare qualcosa, ma nulla di che. Adesso non ricordo bene se sul gol di Palombo o su quello di Valzeri, non ricordo adesso se è risultato, probabilmente sì. Non c'era Terranova, c'era in panchina l'ex mister Baroni che ha provato a scardinare la difesa del Frosinone, che aveva retto bene comunque fino all'84esimo. Per questo video è tutto, noi ci vediamo per il dopo Frosinone Trapani, tornerò a casa per vedere la partita, quindi adesso sono fuori sede, e vi invito a iscrivervi al canale e a mettere mi piace, vi lascio in descrizione la pagina Facebook collegata alla Tana di Lorenzo Azzurri e noi ci vediamo alla prossima.